Questo è fin dalla notte dei tempi, credo. Se uno, e non solo nel ciclismo, in qualsiasi cosa, se uno la vuole veramente, deve lottare, non solo nella prova come è stato oggi, ma soprattutto prima a casa, sacrifici, rinunce, così portano questi risultati. E soprattutto avere le persone giuste accanto, come la mia ragazza, che assieme facciamo una gran bella coppia, a vedere dai risultati. Ma diciamo, sono due corse totalmente differenti. Oggi lo sterrato era solamente in salita e secondo me sì, così asciutto e battuto non rompeva tanto le scatole, e se pioveva sì, era veramente molto più difficile. Diciamo, può essere interessante, ho scelto tubolari normali, a differenza della Strade Bianche che ho usato i 26, ho usato normale i 24, la bici normalissima. Ma non cambia, perché di fatica c'è sempre da farne ogni giorno, sia maglia rosa o no addosso. E ecco, magari questo è un po' tutto diverso, tanti microfoni addosso, tanti occhi addosso, però dai, fanno piacere, danno motivazione e sono contento. Il pronome per domani come l'affronti? Ma tutta dall'inizio alla fine, partirò per ultimo, è la prima volta che mi capita di partire per ultimo, dunque non so neanche com'è non aver nessuno dietro. Ce li ho davanti, dunque devo cercare di andarli a prendere, vediamo dai. Ti dico, se non avessi mai fatto una buona crono direi ok, non ci provo, ma invece già anni fa, anche tipo la crono Barbaresco Barolo, che mi ricorda un po' la crono di domani, ho fatto quinto e dunque posso difendermi bene. Certo, Tom Dumoulin ha già dimostrato di andare veramente forte a crono, però no, io sono contento, oggi ho vinto, ho la rosa addosso e domani si vedrà. Sì, e questo mi fa sorridere, perché diciamo, la fuga l'ho creata io nella prima discesa e nell'ultima discesa ero ancora davanti, dunque meglio di così non si poteva. Gianluca, l'avevi detto alla vigilia, l'obiettivo è una tappa, ora come cambia il tuo giro? Ma il giro non cambia, diciamo, vediamo domani come va e poi strada facendo, dai, non mi... Se è venuto tutto questo oggi non mi escludo niente, dai. L'importante è tenere duro sempre e affrontare tutto con il sorriso e tutto andrà bene. Si vede, sei molto emozionato, c'è una dedica particolare. Sì, è logico, la dedica è per la mia ragazza Cristina e per la mia piccola bimba nata 20 giorni fa, Asia. E dai, sono felice di avergli regalato questa cosa, in più è rosa, dunque è per lei.